all'interno della chiesetta di San Bernardino, è una chiesetta del 1400 in centro a Sedriano, a cui sono legata in modo particolare perché per 17 anni ho avuto il negozio proprio alle spalle di questa chiesetta. Ho voluto allestire questa mostra proprio all'interno di questa chiesa perché mi sembra la location perfetta. Qui c'è la mia storia, ci sono 30 anni del mio lavoro, dal primo in assoluto abito che io ho realizzato per una sposa nel 1986, quando non avevo ancora aperto ufficialmente il mio negozio, fino all'ultima sposa del 2017 che gentilmente mi ha portato l'abito e si è sposata un mese fa. Questo è il primissimo abito in assoluto che ho realizzato nel mio atelier. Non ero ancora aperto ufficialmente al pubblico, però io già lavoravo. Sono legata in modo particolare a questo abito perché è l'inizio della mia storia. Naturalmente poi da qui inizia tutta la carrellata degli anni. Sono riuscita a ricostruire anno per anno tutti gli anni di lavoro. Come vedete la moda è molto cambiata, la sposa ai tempi vestiva con queste maniche belle a sbuffo, molto, molto ricche. Adesso andremo a vedere invece com'è cambiata la moda in questi anni. Questo è il nostro presente, le ultime spose 2015, 2016 e le ultime del 2017. Naturalmente, come vedete, la moda è cambiata veramente tanto. La sposa del 2018. Infine questo è l'abito della collezione 2018, quindi la sposa del futuro che mi auguro vogliate venire a visionare in atelier. Ho voluto organizzare questa mostra all'interno di questa chiesa perché la trovavo la location perfetta. Qui c'è la mia storia, i miei 30 anni di lavoro, 30 anni di passione nel vestire le spose.